13 arresti in flagranza di reato e 9 misure di custodia cautelare sono i numeri lusinghieri del blitz della squadra mobile di Rovigo guidata dal commissario capo Gianluca Gentiluomo, che ha sgominato un'organizzazione di altissimo livello di nigeriani dediti al traffico internazionale di stupefacenti. L'inchiesta, coordinata dalla DDA di Venezia, era partita dall'arresto di un corriere alla stazione ferroviaria di Rovigo. Monopattini, altro sequestro, un altro monopattino sequestrato dalla polizia locale, il quarto nel giro di pochi mesi. Questi mezzi hanno di fatto prestazioni simili a scooter e spesso generano situazioni di pericolo. In quest'ultimo caso è stata contestata la mancanza di patente. Contagio in arretramento, un altro bollettino dell'ULS 5 relativo al contagio da coronavirus che mostra il suo arretramento. 20 nuovi positivi nelle ultime 24 ore e un decesso, incidenza, ossia percentuale dei positivi sul totale dei tamponi, sotto il 2%. Attenzione però, serve cautela e responsabilità per restare in zona gialla, annuncia il direttore generale Antonio Compostella. Vaccinazione agli over 80 al via, parte il 15 febbraio la campagna vaccinale di massa della popolazione, si comincia con gli over 80 con la chiamata che inizierà dalla classe dei nati 1941, poi a risalire. Le prime lettere saranno inviate domani, per la prima settimana si stimano 100 vaccinazioni al giorno nei 3 centri vaccinali di partenza, Rovigo, Adria e Castelmassa. Progetto Veneto Covid Free, il presidente della regione del Veneto Luca Zaia ha le idee chiare, per rilanciare questa campagna vaccinale stiamo cercando sul mercato dei vaccini da comprare, commenta. Servono per mettere in atto il nostro progetto di un Veneto Covid Free per far ripartire le imprese e il turismo, non credo vi sia nulla di illegale in questo. Licenziati 3 lavoratori, la protesta. Questa mattina si è svolta una manifestazione di protesta di ADL Cobas davanti alla sede della Federcop a sostegno dei lavoratori licenziati. La cooperativa ha trovato un pretesto per contestare il lavoro dei dipendenti e poi gli accusati di aver aggredito un referente, licenziandoli, spiegano i sindacati.